Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Mi avete chiesto in tantissimi questo tipo di analisi nei giorni scorsi, anche la scorsa settimana, e ho deciso oggi di fare questa cosa perché le richieste della community di Trading On devono essere anche un po' ascoltate in maniera corretta, e quindi oggi facciamo l'analisi grafica, anche se volevo fare un video diverso dalle solite analisi, ma lo faremo magari nel prossimo. Facciamo l'analisi grafica di quella che è in questo momento la cripto un pochettino più gettonata sotto i riflettori per una serie di motivi. Ma non sarà solo un'analisi grafica su questa criptovaluta, faremo anche un ciclo di video, qualche video, per spiegare un po' tutta la situazione e fare un'analisi generale su tutta questa situazione, come gestirla e in particolar modo come fare trading in questo momento su questa criptovaluta. Indovinate qual è? Vabbè, è Litecoin. Ma prima di andare a fare l'analisi grafica di questa nuova coin, andate a mettermi un bel mi piace su questi video, ragazzi, condivideteli dove ritenete opportuno, perché è fondamentale anche spargere questa cultura finanziaria, soprattutto da un punto di vista di trading, che siamo un po' carenti, e quindi buttiamo via tutto quello che è possibile, mettiamolo nel calderone, studiate i grafici e fate analisi. Poi può essere utilissimo a tantissime persone in questo momento, perché magari hanno Litecoin in portafoglio, devono cercare di capire cosa succederà. Ma iscrivetevi anche al canale, perché faremo una serie di video che parleranno sia dell'ambito trading, ma anche dell'halving di Litecoin, per vedere più o meno quello che potrebbe succedere. Quindi faremo una serie di previsioni anche relativamente al mining, anche perché voi sapete che io sono un minatore di criptovalute, quindi comunque conosco abbastanza bene questo tipo di mondo. Ed eccoci davanti al grafico bellissimo di Litecoin. Ragazzi, molti di voi mi hanno detto: ha fatto più 400%, ha fatto più diciamo 350, non so, adesso non ricordo bene, diciamo, l'entità totale. È vero, sì, sicuramente è vero. Però, ragazzi, tante coin hanno fatto questo movimento da dicembre a questa parte, quindi non è una cosa strana per quanto riguarda alcune altcoin. Anche Bitcoin stesso è quasi triplicato, ragazzi, quindi comunque non è una cosa anomala. Quello che dobbiamo capire però è perché ci interessiamo un po' di più a Litecoin, perché Litecoin sta facendo questa fase rialzista anche e soprattutto per via dell'halving. Quindi è un meccanismo per la prima volta unico, perché riguarda i mercati delle criptovalute, non riguarda i mercati hold, quindi possiamo vedere in real time come gestire magari una fase di trading relativamente a questo tipo di coin quando avviene un halving, anche perché sapete che nel 2020 avviene quello di Bitcoin, quindi sarà, diciamo, un periodo bello bello caldo. Andiamo a vedere da un punto di vista grafico. Intanto l'RSI, ragazzi, non indica niente di particolare, semplicemente siamo in questa fase alta, vedete qui, quindi significa forza del mercato, Eni per comprato, ma assolutamente comune, diciamo, l'iper comprato per una coin che fa un trend rialzista, nulla di che. Quindi iper comprato, non c'è divergenza di nessun tipo, assolutamente indica fase rialzista senza batter ciglio. Da un punto di vista di trend, il trend è molto imponente. Andiamo a fare anche un calcolo per quello che riguarda, per esempio, il price range. Così ci rendiamo conto più o meno di quanto è salito. Guardate un po' di quanto è salito ai massimi di oggi. Siamo al 535% di rendimento. Ragazzi, vabbè, è una discretuccia somma, ragazzi, ok? Bene, andiamo a vedere da un punto di vista ciclico. Ciclicamente, ragazzi, fa dei cicli un po' particolari. Vedete, sono un po' sfasati, è un po' complesso da valutarlo. Io direi in maniera abbastanza oggettiva che i cicli, per quanto riguarda questo tipo di mercati che sono soggetti a dei fenomeni di natura un po', diciamo, fondamentale, perché l'halving è un'analisi fondamentale, la chiamerei così, del mercato cripto, diciamo, vanno un po' tralasciati, quindi vanno presi con le pinze. In linea di massima, comunque, possiamo tenerli in considerazione, quindi siamo in questa nuova fase ciclica, a differenza di Bitcoin che stenta a ripartire la sua fase ciclica, ragazzi, perché ancora non supera gli 8.200. Questa cripto invece ha fatto nuovi massimi, insomma, è molto tirata, e quindi ha fatto un bellissimo up.
Tra le altre cose, tutti i miei trading system dove c'è la coin sono long in questo momento. A proposito, farò anche un video, ragazzi, non so se la prossima settimana, perché mi ha scritto un utente su una mail che io ho anche detto, io ho anche chiesto il permesso di prenderla in considerazione, e vorrei citare questa richiesta proprio per spiegarvi delle cose importantissime relative ai trading system, a come si utilizzano e al perché noi li usiamo nell'Academy e non in un canale, diciamo, a parte. Quindi vi farò un video su questo che parlerà solo dell'Academy e del perché i miei trading system non sono pubblicati in altri posti. Andiamo a vedere, però vedete qui una fase ciclica che dovrebbe essere in close verso fine luglio, quindi siamo nel pieno del mensile, ragazzi, può fare quello che vuole Litecoin. Quindi siamo long, io sono long su questo, su questa coin, non c'è inversione di trend. Oggi parlavo sempre con gli utenti dell'Academy Premium, chiudiamo dove prendiamo take profit, il mio è stato un night, come si dice in tedesco, non lo so, comunque è stato un non fare assolutamente un take profit su una coin che sta schizzando alle stelle. Uscite in trailing, ok? L'ho detto migliaia di volte, l'ho detto nei corsi, l'ho detto sul corso holding, come fare holding, è free su YouTube, ragazzi, ok? Questo era un holding da magistrale, vedete, ha fatto anche il pullback qui, quindi insomma proprio palesissimo holding da magistrale, diversi ingressi sulla forza, diversi ingressi sul pullback, quindi potevate fare un po' quello che volevate, quindi questa era una chiamata, una telefonata di profitto, e molto bella, devo essere sincero. Qualcuno di voi tra l'altro me l'aveva anche citata nel mio corso Litecoin, tra i commenti, e praticamente, ragazzi, a questo punto cosa c'è da fare qui? C'è da seguire il trend, dovete seguire il trend, mettete su un trailing stop. Perché? Perché Litecoin può andare un po' dove vuole, l'halving ancora non è vicinissimo, certo attenzione perché potrebbe essere movimentato, ma lo vedremo nei prossimi video che faremo magari sul canale, ma in sostanza la parte più di resistenza di questa coin è qui nell'immediato, quello che vedete in questa linea tratteggiata gialla, cioè intorno ai 150 dollari, quindi può salire intorno ai 150 qui, tranquillamente andarci, quindi siamo a 139 in questo momento, può tranquillamente continuare questa sua fase e poi si vedrà. Quindi potrebbe tranquillamente magari fare questo tipo di movimento per poi andare a fare magari una close ciclica intorno a la prima decade di luglio. Ok? Questo potrebbe essere un andamento accettabile di questa cripto. La pendenza di quest'ultimo rialzo, ragazzi, di questo qui è estremamente importante, quindi un po' eccessiva. È probabile che Litecoin insomma, tenti di avvicinarsi, diciamo, a una pendenza più classica. Il problema qual è? Ragazzi, perché mi vedete un po' poco convinto in questo caso? Perché c'è di mezzo un halving, quindi il problema di fondo è che l'analisi tecnica, l'analisi ciclica, quando siamo di fronte all'analisi di natura fondamentale, è un po' perde, perché l'analisi fondamentale è una base, quindi è molto più importante delle altre analisi. Quindi, avendo qui di fronte una struttura come quella dell'halving prossimo, inciderà molto di più l'halving su Litecoin piuttosto che un'analisi tecnica, un'analisi ciclica. Influenzeranno anche quel tipo di analisi, ovviamente avranno le loro ripercussioni, ma diciamo in piccola parte, ecco, magari un 20% di importanza rispetto all'analisi fondamentale. Quindi dopo l'halving di Litecoin sicuramente magari potremmo parlare di analisi tecnica e ciclica di questa cripto in maniera un po' più realistica, diciamo così. Comunque, in linea di massima, il livello di resistenza immediato è 150, il successivo, ragazzi, però è 180. Vedete dove sta qui. Quindi nulla vieta, per esempio, di poter avere un atteggiamento di questa cripto che magari potrebbe andare qui, tentare di fare questo movimento, poi sale, poi scende, mi fa una chiusura ciclica, poi tenta, magari se ne va qui dopo luglio, dopo la chiusura ciclica di luglio. Potrebbe tranquillamente fare, poi da qui poi si vedrà perché ci sarà appunto l'halving ad agosto. E dovremmo vedere un po' il da farsi. Come dovete gestire questo tipo di operazione se siete long?
sulla cripto. Intanto ci sono dei livelli di supporto palesemente indicativi e molto imponenti. Il primo è 104, questo qui, 100, ragazzi. Ok, sì, è lontano, lo so. Ragazzi, ma quando seguite i trend sono un pochettino da gestire un po' con dei movimenti, dovete lasciare il mercato, il movimento. Guardate qui che ha fatto, è passato da 100 a 65, ragazzi, sono imponenti i fasi di ribasso, ma poi ha fatto il doppio, cioè insomma dovete lasciare spazio al trend. C'è anche da dire che questo mercato è tendenzialmente livellato a livello temporale in vista dell'halving famoso, quindi potete magari utilizzare dei trailing stop che si stringono man mano che si avvicina il momento dell'halving, magari insomma, ecco, per dire, farne uno così. Poi che si avvicina, ragazzi, una specie di super trend, capito? Che fa un po' questo tipo di movimento. Lo so, io parlo un po' complesso. Vediamo se c'è un super trend da farvi vedere su questo mercato. Vediamo cosa ci combina. Questo è un super trend un po' particolare. Comunque sì, più o meno, ragazzi, siamo là alla distanza di 108-104, quindi insomma togliamolo per evitare confusione. Quindi dovete seguire il trend. 150 la prima resistenza, ma possibile anche 180, e quindi siamo molto distanti, quindi seguite il trend. 104 è il primo livello di supporto importante. La fase ciclica è in piena fase up, quindi non c'è una fase ciclica che sta per esaurirsi, perché la prossima fase di esaurimento inizierà quantomeno verso il 20-22 giugno, quindi c'è ancora tempo, ragazzi, ci sono 10 giorni buoni, può fare un po' quello che vuole. Secondo me 150 è raggiungibile da Litecoin, soprattutto se Bitcoin spingerà da un punto di vista ciclico, perché poi vanno in sinergia, quindi potrebbe tranquillamente andare su. Utilizzate trailing stop e seguite il trend, e nei prossimi video parleremo di quello che potrà succedere nell'halving, quando avverrà, e come gestire eventualmente quella fase, ok? Bene, ci siamo detti tutto per oggi per quanto riguarda l'analisi di Litecoin, una coin sorprendente, ma come sorprendente è il mercato delle criptovalute, perché queste cose si trovano ogni giorno. Avevamo Binance, abbiamo avuto diverse coin che hanno fatto delle cose fantastiche come queste due. È vero che noi guardiamo Bitcoin, soprattutto, ragazzi, perché guardiamo Bitcoin? Perché Bitcoin è quello più stabile, ha più volumi, ha più attenzione, ci sono gli istituzionali, ci sono i future, quindi in realtà è un faro, diciamo, è come guardare il futuro di queste criptovalute più piccole, perché tenderanno tutte all'atteggiamento di Bitcoin. È una cosa naturale di evoluzione dei mercati, i mercati funzionano così. Perciò noi guardiamo un po' di più Bitcoin per vedere il quadro generale di quello che potrebbe essere il futuro anche di questi mercati, ma nulla deve sfuggirci nel mercato delle cripto, perché questi movimenti sono imponenti, come quello di Litecoin ad esempio, ma ce ne sono tanti, e quindi sarebbe anche fantastico riuscire a metterci le mani un po' sopra tutti quanti. Anche per questo, per esempio, quando si fa trading bisogna avere anche degli strumenti come la watchlist. Usate per esempio quella di TradingView, ovviamente è molto spartana, ragazzi, è molto basilare, non è una watchlist creata dal computer. Io ho strumentazioni ovviamente molto più elevate per gestire le mie operazioni di trading, avere dei segnali magari quando è giusto entrare o meno, perché non si può guardare il mercato, insomma, 100 titoli ad occhio nudo, sarebbe impossibile, dobbiamo farlo a una macchina. Però ci sono diversi strumenti, ci sono diverse app che fanno questo, potete trovarle online. Bene, io vi ho detto tutto quello che c'è da fare su Litecoin. Vi ho chiarito i dubbi sul seguire il trend o prendere take profit. Se volete prendere take profit, che proprio state lì con la, diciamo, il timore che poi perdete 1,50 euro se scende, perché molti di voi magari hanno il problema ancora adesso a non avere mentalmente la logica di non prendere un massimo, dovete lasciarli stare i massimi e i minimi, ragazzi, non sono per trader professionisti, sono per scommettitori delle corse dei cavalli, non si prendono i massimi e i minimi. Se qualcuno di voi ha questo atteggiamento emotivo e vuole prendere profitto, fatelo almeno con un pezzettino, non uscite tutti insieme, scaglionate l'uscita, perché si media il prezzo di uscita e non si media il prezzo di entrata. Quante cose! Ciao, ci vediamo in weekend verso venerdì sabato per il prossimo video. Ciao!